È arrivato il momento di svapare. Svapoweb. Una bellissima esperienza che rifarò l'anno prossimo sicuramente, perché i ragazzi sono bravissimi e ormai si è creata una famiglia. Noi siamo una famiglia, per me il Ceres finisce alle prove, con l'ultima prova. E nulla, mi ha fatto tanto piacere vincere il terzo posto, però anche se non fosse stato così sarebbe andato bene comunque. È andato bene comunque, però classificarsi secondo ad un passo dalla vetta rimane sempre l'amaro in bocca. No, assolutamente, per me è già stata una sorpresa, non me l'aspettavo, e comunque concordo con Valentina che il Ceres finisce alle prove, perché sono magnifiche, divertenti e in realtà è quello il Ceres. Arriviamo alla vincitrice Eliana Abate, a cui andiamo a domandare un'esperienza bella, quella del Ceres, come dicono anche le tue compagne di viaggio. Oltretutto si veste di rosa quest'anno, cosa sì, che non era mai successo. Hai portato alla vittoria una canzone bella, una canzone storica, diciamo così. Alla fine la tua interpretazione ha preso un pochino tutti e ti ha fatto vincere. Le tue emozioni e la tua esperienza in questa gara? Beh, partecipare al Ceres per me ormai è diventato di casa, anzi sono la mia seconda famiglia, e interpretare appunto Voce Notte è stato ancora più emozionante quest'anno. Mi sono documentata su questa canzone e forse sono entrata abbastanza appunto nella storia e l'ho sentita abbastanza mia, quindi mi sono immedesimata.